Momento, ragazzi, sono Dragoros e bentornati in questo nuovissimo episodio di Scribblenauts Unlimited, che vuol dire senza limite. Nello scorso episodio abbiamo fatto due livelli che sono principalmente questo, che è la rete del fuso della capitale, e la galleria della virgola. In questo episodio, come ho già accennato alla fine dello scorso, faremo i restanti livelli almeno di questa zona, ovvero Caserma dei Pompieri, Santo Asterisco, che presumo sia un ospedale, e poi abbiamo Linea di Sotto, che è tipo la metro, tipo una roba del genere. Quindi direi, visto che siamo già qua a fianco, di andare alla Caserma dei Pompieri, che abbiamo ben due Starite interi e 9 frammenti. Quindi un livello abbastanza corposo in realtà. Andiamo. Ah, noi siamo sempre qua nella cosa. Ok. Benvenuto a Caserma dei Pompieri. Sì. Ok, sì, mi ricordo di questa cosa. Allora, beh, davanti a noi abbiamo già un veicolo con... Ah, è proprio il veicolo che ci vuole... Ah, che ci dà la missione, sì. Auto dei pompieri, trasforma una station wagon in un'autopompa. Need for speed style, vecchio stile. Tutte le autopompe sono occupate e questa auto deve diventare un camion di pompieri. Comincia verniciando l'auto. Ok, quindi una vernice rossa. Non per qualcosa, ma... No. Cos'è? Gliel'ho attaccata? Io adesso... Ah. Scusa. Ok. Dipingi. Così. In automatico. L'auto deve essere udibile. Dai al DJ qualcosa di rumoroso da installare. Allora, qualcosa di rumoroso. Qualcosa di rumoroso. È un DJ, una cassa acustica, cassa pagamento, cassa contenitore, cassa audio. Ecco, proprio da... C'è una cassa acustica delle giostre. Il pompiere è quasi pronto ad intervenire. Dagli uno strumento per fare il suo lavoro. Uno strumento. Allora, c'è qua... Esiste! No, ma non è fatto così poi. Cosa sarebbe questo? Unghia aperta. No, ma io intendevo lo strumento. Non è questo lo strumento? Diamogli un'ascia. Ah, vedi. Se non sapete che cos'è un'unghia aperta, inteso lo strumento, googlate, Google è vostro amico. Il traffico è terribile, aiuta l'auto a superarlo. Questa mi sembra tanto quando tipo andavo a scuola e che tipo chiamavo i miei genitori dicendo: "Dove sei? Ti aspetto da mezz'ora davanti a scuola." E dico: "Sì, io non ho l'auto che vola, non ho l'auto con le ali." Quindi se io metto ali però metalliche. Metallica.
e le aggiungo all'auto. La mia auto non c'è, non c'ha le ali. E sembra bene, sei Starite e via. Se io sono abituato a premere invio, però se premi invio non funziona, devi proprio prendere il mouse e premere su continua. Allora, visuale ad aquila in stile Assassin's Creed, abbiamo il tizio qua e abbiamo anche il cane. Cosa vuole il cane? Devo essere perfetto per diventare un canapo perfetto. Cosa vuol dire essere perfetto? Devo essere perfetto. Cosa vuol dire perfetto? Allora togli sta. Allora, un cane pompiere, beh. Impavido. E ignifugo. Cioè, ignifugo al fuoco. Cioè, è un cane antifuoco. Ingenuo, ignifuga. E cosa cambia? Ah! Hot dog. Ok. Allora, sto tizio qua, cosa vuole? Aiutami a testare tutti gli allarmi. Ah, un ingegnere. Ah, gli allarmi. Come faccio? Non... Ah, so io cosa. Vero, io c'ho il jackpack, vedi? GTA San Andreas style. L'allarme antincendio di questo piano funziona. Ok, posso salire per di qua? No, dov'è che posso salire? Ah, da qua. Ah, c'è anche sto tizio. Allora aspetta, facciamo già questo, già che ci siamo. Allora, secondo allarme. Anche quello di questo piano. Ok, funziona. Che cacchio? Si è spostato tutto. Ah, ok, di qua. Ma cos'è tutta sta gente? Sirena antincendio. Ah, e questo non, non funziona? Allora ti faccio funzionare io. Funzionante e nuovo. Magari fosse così pure nella vita reale. Ah, vabbè, già che siamo qua. Allora, tu cosa vuoi? Questa bistecca deve essere resa più tenera prima di poterla... Più tenera? E... Vuoi una padella? No. Bistecca con le corna. Proprio così. Una bella bistecca. Anzi, l'ho mangiata anch'io la bistecca qualche giorno fa. Allora, tu sei un... Cosa sei tu? Invasione della caserma. È uno zombie questo? Ah, e mi dà una missione. Ok. Aiuta il sopravvissuto a difendersi dall'invasione degli zombie. Aiuto. Cioè, scusa, c'è l'invasione degli zombie e gli zombie tutti quanti decidono di andare alla caserma dei pompieri. Cioè, proprio realismo, portami via. Perché c'è uno che gioca con il cabinato? La città è stata invasa dagli zombie. State of Decay style. Ogni sopravvissuto deve essere soccorso. No, io li lascerei lì a morire, sai com'è. Aiuta il dottore a curare le ferite del pompiere. Allora, le ferite... Allora, nei giochi ti insegnano che il cerotto ti cura praticamente da tutti i danni subiti. Quindi basta un cerotto. No.
Cerotti, vabbè. E infatti, vedi? Ti possono sparare anche in testa, sai cosa? Basta che uno ti dà un cerotto e ti riprendi. Certo, non completamente, perché normalmente il cerotto ti dà, cos'è, un 5%, 10% di salute, ma niente di più, perché altrimenti ti dovresti prendere il medikit, magari il medikit piccolo, che magari ti fa 15, ti cura 15 punti salute. C'è quello medio, che è il medikit standard, che dovrebbe essere tipo 25-30, e poi c'è, oppure anche 50, dipende da gioco a gioco. Altrimenti c'è il medikit grande, ok? Il medikit grande che ti cura il 100%. Poi vabbè, ci sono i vari bonus e power up che ti portano tipo la vita a 200. Però vabbè, questa è un'altra storia. È il sogno di qualsiasi giocatore. Comunque, se sì, mi sto perdendo in chiacchiere, dalle qualcosa per esprimere. Allora, questo è un giocatore. Il sogno di qualsiasi giocatore con gli zombie. Dammi qualcosa per combattere gli zombie. So io. Io ho la cosa giusta per te. Sei un giocatore cazzuto e cattivo. Sì, c'ha i capelli lunghi. Sì, un giocatore cazzuto e cattivo. Quindi gli diamo una mini gun. Incendiaria. È il sogno di ogni giocatore questo. Avere una minigun a proiettili incendiari. Che fai. E tutti i zombie che prendono fuoco. Che prendono fuoco. Il sogno. Il sogno. Il sogno di ogni giocatore. Questo è il sogno. Che potrebbe diventare realtà. Magari un giorno. L'orfano è piuttosto scossa. L'orfana. Ha bisogno di qualcosa per calmarsi. Allora. Ho paura. Fammi star meglio. Sei triste? So io qualcosa che ti farà riprendere, in men che non si dica. È vero che non c'è. Senti, sei una ragazza, una bambola. Plastica o pezza? No, plastica. Perché plastica è più moderna, no? Grande così. Il generale è convinto che sia possibile combinare alcuni semplici oggetti per creare una macchina da guerra. Metti 3 oggetti nel riquadro per creare un mech. Un mech. Che figata, un mech. Allora, beh, tutto serve un telaio. Metallico. Telaio cornice, telaio macchinario, telaio struttura. Telaio struttura? Tipo? No, non ci entra. Ok. Allora. Telaio metallico. Cornice. E questo funziona. Ho aggiunto qualcosa di robusto per creare il corpo. Ok, cos'altro devo mettere? Ho bisogno di componenti per dare mobilità e capacità di offesa e di difesa a mech. Allora, mobilità, diamoli. Oh, sorry. Diamoli un generatore. No, non esiste generatore nucleare. Questo è il motore. Esatto, una fonte di alimentazione per farlo funzionare, che è il motore. E cosa manca? Capacità di offesa e fammi leggere. Potrei utilizzare qualsiasi cosa in metallo, qualsiasi cosa di appiccicoro per unire l'oggetto. Aspetta.
offesa e difesa, quindi serve qualcosa, quindi un Allora, scusa, abbiamo usato il minigun con appariati incendiari. Diamogli pure un lanciafiamme. Perché se non sbaglio esiste. Sì che esiste. Hai aggiunto qualcosa per combattere gli zombie? Scusa, lo scudo non lo diamo? Vabbè. La caserma di pompieri deve essere evacuata. Distrae gli zombie mentre gli altri sopravvissuti fuggono. Salta nel mech quando sei pronto. Oh, dobbiamo proprio salire sul mech? Ah, non ne siamo ancora. Ok. Whee! Cioè, possiamo salire qua su? Vai, spara! No. Vai, 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 colpisci, colpisci. Sì, possiamo anche muovere. Che cacchio? Sì, però io avevo messo il lanciagranate, cioè il lanciafiamme. Non il lanciamissili. Vabbè, più o meno è la stessa cosa. Però. Ah, e sono sfuggiti tutti. Grande così. Boom, 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 sul nostro Mac. E non è un match, ha un Mac questo. Che in realtà il Mac non è altro che un'armatura mobile, un'armatura gigante mobile. Il match è qualcosa di un po' più diverso. Però vabbè. 7 starite. 7. Però qui abbiamo ancora tante cose da fare. Allora, statizia, cosa vuole? Che ore sono? Posso andare a casa adesso? Allora. Orologio. Ti va bene questo? Un po' io quando mi rompo le balle. Allora, scendiamo. Cosa vuole questa? Non trovo più il mio elmo. Ti do un elmo. Abbigliamento. Questo non è il mio casco, il mio è in un armadietto. Studentessa universitaria, non trovo più il mio elmo. Allora, con calma, tu cosa vuoi? Russa così forte, non posso dormire. Ma chi è questo? Cioè che l'ho spinta via prima, senza volerlo. Scusa, se ti do delle cuffie. Facile. Allora. Non trovo più il mio elmo. Allora. In un armadietto. Forse ho capito dov'è. È qua dentro, vero? Perché a parte il fatto che è l'unico armadietto viola. Io non ho parole. Ah, lo devo pure raccogliere. Ti odio. Ah, ho finito. Ottimo lavoro. Ve l'ho fatto arrivare per sbloccare. No, non ho finito, impossibile. E infatti mi mancano ancora diversi frammenti qua. Allora. Vabbè, pure fuori non ci sono stato, quindi. Allora, questo cosa vuole? Devo fare riparare il cuore di questo manichino. Allora, a te ti serve il defibrillatore. Si scrive così? Defibrillatore. E io che cosa ho scritto? Non lo so. Addestramento pratico. Ok. Tu cosa sei? La gente dice che ho dei problemi. Allora sei veramente messo male.
che può aiutarmi. Un psicologo psicologo pazzo problematico. Perché questo si muove da solo? Rovina triste estinto. Ma perché? Ho capito, perché ci sono le rovine che si muovono da sole? Che cosa c'è? Lo spirito dentro? Va bene che siamo nel periodo di Halloween, ma... Non lo so, certe volte questo gioco non lo capisco, ma non l'ho fatto? Ah no, devo farne altro. Aiutami a ricostruire questo edificio. Allora, ti serve un costruttore. Commutatore, contatore, contenitore, contratto, carratore. Cos'è un carratore? No? Allora una gru. Veicolo. No? Scusa. Scusa, cosa vuoi? Aiutami a ricostruire. Cosa vuoi? Un mattone. Ricostruisci. No? Non funziona? A ricostruire questo edificio. Cosa vuoi? Un geometra? Ma esiste il geone? No. Geometrine. No, 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 nemmeno un geometra. Vuoi un ingegnere? Oh no, non ricominciamo. Cosa vuoi? Senti, che ne dici se resettiamo? No, resetta. Resetta il livello perché qua, veramente. Allora, se vi ho già aiutato voi... Cos'è? Mi si è buggato perché ho riavviato? Ah ok, adesso rifunziona. Aiutami a ricostruire questo edificio. Come faccio ad aiutarti? Aiutami. Allora, vuoi una pala? Sì? Porca vacca. Cos'è che ha fatto? Un orfanotrofio. Serio? Però abbiamo finito il livello. E il primo livello è fatto. Andiamo nel secondo, che possiamo, vabbè, a prescindere, tanto li faremo tutti. Facciamo questo, già che si trova a fianco. Linea di sotto, uno starite e ben 5 frammenti. Oppure, questo qua, uno starite e ben 7 frammenti. Vabbè dai, facciamo questo, tanto indifferenti. Linea di sotto, andiamo nella metro. Andiamo nella metro. Ok, c'è quel tizio che mi dà una missione. Però, tu chi sei? Sono affamato e questo distributore è vuoto. Scusa, eh. Ah, cosa vuoi? Pure la moneta? Vuoi una monetina? No, devo farlo io, te lo devo pagare io. Ora ti do un hamburger. Però... Cosa impari? Sì, senti, lasciamo stare gli avatar, va bene, ma... Tu cosa vuoi? Potrei guadagnare del denaro se imparassi a fare qualcosa. Tu vuoi un istruttore? Non c'è l'istruttore?
atti da un insegnante. Scusa, cosa cambia tra istruttore e insegnante? È la stessa cosa. Vabbè, fatto sta che ha funzionato. Ah, tu. Dovrei asciugare queste pozze d'acqua. Asciuga. Cosa vuoi, il mocio? Tra l'altro, questi cartelli qua, no, che dice, ecco, segnale di pavimento bagnato, sono in vendita. Li potete acquistare. Non costano niente, però li potete acquistare su Amazon e potete appenderli a casa vostra, metterli a casa vostra. Li potete comprare su Amazon, questi cartelli qui di pavimento bagnato. Non sto scherzando. Comunque. Ah, tu mi dai una missione. Cosa vuoi? Rock da strada. Aiuta questo artista di strada a sviluppare la sua carriera da rockstar. Wow. E dai, facciamolo diventare... Sì, la nuova moda. Bello. Vuole essere una stella del rock. Per prima cosa bisogna di uno strumento migliore. Ora, del rock... Allora, senti. Una bella... chitarra elettrica. Perché altrimenti che cacchio di rock vuoi fare se non ce l'hai? Senti. Questo strumento è magnifico, ma la mia band suonerebbe molto meglio con ulteriori membri. Allora, vuoi... batterista? Sì. Sì, però... Non... Cioè, è un batterista che non sta... batteristando, però. Questo sì che è una band. Ora però abbiamo bisogno dell'apparecchiatura per mettere su un vero spettacolo. Allora, prima di tutto un palco. No, palco. Non so scrivere. Palco, piattaforma in legno. No? Cos'è? È un palco, non va bene il palco? Ah no, forse non vuole il palco, vuole... Esiste il sintetizzatore? Sì. Scusa, No? Cosa vuoi? L'apparecchiatura. Vuoi uno stereo? E scusa, e perché il sintetizzatore non lo hai voluto? Non l'ho capita sta cosa. E ti ho dato il palco e non l'hai voluto. Però ti ha perso così. Vabbè, non capisco. Siamo a 9 starite. Ben 9, eh. Ora, vista d'aquila. Ah, ok, la vecchietta. Sono stanca di stare in piedi. Serio? Cioè, bastava così poco. Ah, questa non vuole niente. Consigliere comunale. Tu vuoi... Hai una donna. Vorrei comprare qualcosa da questo stand, ma sono al verde. Ah, veramente? Allora, No, denato. No! Mannaggia. Ah, tu sai chi? Un bel regalo per una bella signora. Sì, ma si è tipo auto fatto il regalo. Tipo non è che l'ha comprato per darlo a qualcuno. Vabbè, fatto sta che pure questo livello è completato. Guarda, lì abbiamo il tick. E ora a Santo Asterisco, che per l'ennesima volta è un ospedale, per forza. Cos'è? Sì, è un ospedale, vedi? Che cacchio? Ok, succedono cose. Allora, e via sto zaino.
Questo non vuole niente. Kenpo. Ok, che è messo lì. Crea qualcosa per aiutarmi ad eseguire l'operazione. Un chirurgo. Allora. Siringa enorme. Alla faccia della siringa. Ah, pensavo che se scappasse via. No, in realtà. Ok, e ora sta bene. Ah, tu vuoi. Ah, sei tu che mi dai la missione, sì. Ah, e c'è anche un tizio là su. Ah, un clown. Aiutami a ridere di nuovo. Dopo, facciamo questa. Aiuto i pazienti che arrivano all'ospedale. Aspetta, mi ricordo questa. Abbastanza carina come missione. Aiuto i pazienti trasportati all'ospedale Santo Asterisco. Sì, che c'è questo che arriva con l'ambulanza direttamente dentro l'ospedale. Così. Questo gatto sta da cani. Crea qualcosa per curarlo. Allora. Secondo me se ti do un topo... Pensavo che non funzionasse per un momento. Poi ho visto che è apparsa una tizia e ho detto... Ma aspetta, ma che ci fa una tizia lì? Vabbè. Ah, deve essere un mal di denti. Scusa, basta che ti metti un... Decente, magari. Ha fatto da solo, non ho fatto niente io. Vedi, se hai mal di denti, comprati un dentifricio decente. Molto semplice. Altro che andare dal dentista. Il robot è rotto. Aiuta a farlo funzionare di nuovo. Beh, questo forse un meccanico. Sì? No? Vuoi un ingegnere ancora? Ancora, ma come? Ah sì. Ma come lo scrivo io in ingegnere? Lo scrivo male. Senti, togli te che mi dai fastidio. Via. La storia è incompleta. Dov'è l'ultimo capitolo? Ma cos'è il libro? Viene? Cos'è sto libro? Libro marrone incrinato. Totti da uno scrittore. Così. Chi altro? Ah, ecco il meccanico. Cavolo, se lasciavo il meccanico era il top. Sembra che qualcosa sia rotto sotto il cofano. Questa volta veramente meccanico. Che è sempre la stessa tizia. Ti è come nuova. Che altro c'è? Ah, mi ha dato lo starite. Pum. E siamo a 10. 10 starite, 10 starite completi. Che poi in realtà dovrebbero essere anche di più se consideri... No, mi sa che non è... Ti dice lì... No? Non te lo dice? No, dovrebbe dire da qualche parte, no? Nemmeno quando lo sai, no. No, non ti dice niente. Da qua. Ah, su questo piano non c'è niente se non questo. Fammi ridere di nuovo. Allora, vuoi un dottore divertente comico? Fai comico con comico. Qua? Ah, torni... Ok, puoi tornare indietro. Qua cacchio è qui?
Arresta l'attacco cardiaco. È quello che penso. Non ho fatto niente. Ma allora, stanno succedendo cose da sole. Io non sto facendo niente, giuro. Cioè, io ho solo fatto apparire un poliziotto che pensavo, che speravo mi... Che cacchio? Scusa, ma l'ha fatto? Allora, se devo arrestare, ti do le manette, no? Sto facendo un casino. Allora, sto facendo un casino. Resetta. Resetta. Allora. Oh. Porca vacca. Che cacchio. Ma cosa siete, dei piloti? Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Ah sì, la classica corsa tipo in ospedale. Vedere qualcosa con i colori. Ah, qua posso scegliere. Ah, vabbè, tra il blu e il rosso, penso. Allora. Ti do una mano rossa. E tu che hai perso per consolazione. Mano rossa. Sì, comunque vive il rosso sempre. Allora. Ok, qui si va sul tetto. Ok, abbiamo praticamente finito. Ce ne mancano due. Allora c'è la cicogna. Non ricordo più cosa devo consegnare. Puoi aiutarmi? Veramente? Ah, proprio la mi ha preso per il culo. Va bene. Anche tu? Sì, anche tu. Ho dimenticato ciò che dovevo consegnare al trapiantato. Vabbè, ma sei messo male, eh? Cosa ti sei... Allora, ti do... Allora, visto che è uscita già da un po' la 4090, che costa praticamente come un rene, io direi... Diamo un rene. Posso andare anch'io in elicottero? Che... No, perché non posso? Ma perché non posso? Non mi fa andare. Perché non posso? Cioè... Non l'ho capita. Vabbè, comunque, 7 su 7. Abbiamo vinto anche questo... Vinto. Completato questo livello. Quindi abbiamo completato questa prima parte. Ora abbiamo questa seconda. Ok, questa seconda zona con altri 3 livelli che però faremo... nel prossimo episodio. E visto che abbiamo già diversi Starite con noi, direi di andare da Lily, che così ci sblocca qualche area in più. Sai com'è? Vai, andiamo alla fattoria di Edwin, dai. Poi possiamo concludere qui l'episodio.
A che ca... Cioè, proprio. Oh, sì, lei che si sta trasformando in una roccia. Basta, solo questo? Solo questa zona. Ok. Va bene, allora ragazzi, io direi che per questo episodio di Scribblenauts Unlimited direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete prendere aggiornati i prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi, di mettere un bel pollice su se vi è piaciuto questo episodio, e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.